che bisogno hai. Dipingere con me se sei l'uomo che gioca, che bisogno hai di dirmi che non sai se poi tu resterai con me. Solo io a decidere, ma che bisogno c'era di raccontarci io e te? Inutili bugie, noiose cortesie, distenditi con me. Prova a dirmi che mi ami un po', quanto basta per noi per volare lassù. Di questi giorni, che è stata scelta per fare la prossima edizione di Fantastico, che fa un fantastico miliardario, però anche cocco, un cocco milionario, possiamo dire. Oh, io ho una curiosità, nel senso che appunto abbiamo letto sui giornali che tu sei stata chiamata a fare Fantastico, no? Allora, cosa succede praticamente? Che tu un giorno hai ricevuto una telefonata che dice: qui siamo di Fantastico, noi l'avremmo scelta per fare la showgirl di Fantastico. Cioè, cosa ti è successo? Effettivamente. Ma io ho avuto questa proposta e ma così, l'ho vagliata al molto bene. Cioè, ti hanno chiamato? No, ci sono stati dei contatti. Dopodiché io ho avuto degli incontri con
Enrico Montesano e tutto lo staff, gli autori, Pietro Garinei. E devo dire che una di queste cose che mi ha fatto dire di sì, che mi ha entusiasmato, è stato proprio questo incontro, perché ho conosciuto una persona professionista, simpaticissima, di grande classe, di molta spontaneità, semplice. Questo ma Montesano? Soprattutto, sì, Montesano. Perché, no, perché anche Garinei è un grande professionista. Ironico e simpatico nella vita. E quindi... No, ma tu hai parlato anche di Garinei, hai fatto un incontro davvero fortunato. Perché ci siamo divertiti veramente tanto, perché sono nate delle cose molto simpatiche. Però, e quindi non ci puoi anticipare cosa farai? No, perché è tutto ancora da definire, quindi è un punto interrogativo. Comunque noi ti facciamo veramente tantissimi complimenti, in bocca al lupo, e siamo davvero felici di avere questo scoop questa sera, perché tu da questo momento in poi scomparirai e ricomparirai solo a Fantastico. Quindi l'abbiamo avuta ospite oggi e poi non la vedete più fino a Fantastico. Quindi un applauso anche a Cocco per riuscire ad avere Anna in esclusiva questa sera per noi.